In latino, i verbi che significano impedire e rifiutare, cioè i verba impediendi e recusandi, reggono una subordinata completiva introdotta da congiunzioni diverse a seconda che la reggente sia negativa, cioè contenga una negazione, oppure sia positiva, priva, cioè di negazione. Vediamo alcuni esempi. At justa causa, scrive Cicerone ad Attico, ma un valido motivo impedit, impedisce, quominus che ad nos venias, che tu venga da me. Un valido motivo ti impedisce di venire da me. Nella reggente abbiamo un verbo, impedio, che significa ostacolare, impedire. Questo regge una completiva introdotta dalla congiunzione quominus. Si usa quominus perché la principale, at justa causa impedit, è affermativa, cioè non contiene una negazione. Ma Cicerone avrebbe potuto scrivere anche at justa causa, ma un valido motivo, impedit ne, impedisce che, ad nos venias, che tu venga da noi. Se la completiva retta da un verbo di impedimento, di rifiuto, è positiva, oltre alla congiunzione quominus, il latino usa ne. In italiano traduciamo sia ne che quominus con la congiunzione che seguita da un verbo di modo finito, oppure con la preposizione di più infinito.